un grazie per chi ha organizzato questo momento così importante, che ci aiuta a riflettere, ma oltre a riflettere anche cosa facciamo da domani, perché se no passano altri 10 anni e la situazione rimane un po' quella che è. Questa iniziativa aiuta anche a sostenere, ma rafforzare anche i contenuti del patto per la città metropolitana che abbiamo siglato con Assolombarda, come CGIL e CISL UIL, che meriterebbe più attenzione anche da parte dei media su questo, che meriterebbe più attenzione da parte della politica con la P maiuscola. Quindi noi abbiamo cercato di lavorare insieme per il bene comune, che è cosa alquanto rara, poco praticata il più delle volte da parte della politica, e anche per questo abbiamo voluto presentarlo ai parlamentari del territorio. Ma mi chiedo, i parlamentari del territorio sono consapevoli dell'importanza, del ruolo, della funzione della città metropolitana? Lo dimostrino. La città metropolitana ha bisogno di una profonda riorganizzazione, lo si diceva, sia amministrativa che funzionale. Noi della CISL siamo convinti che si debba aprire un vero e proprio cantiere istituzionale. L'ente appunto dovrebbe essere in grado di svolgere funzioni importanti, politiche territoriali, strategiche, infrastrutture, mobilità, viabilità, ambiente, sostenibilità, sviluppo economico e sociale. Ma mi chiedo anche un'altra cosa. Il Comune di Milano, l'amministrazione comunale, la giunta tutta, cosa ne pensa del ruolo e della funzione della città metropolitana? Perché poi le cose, le azioni si fanno con la concretezza, con gli atti. Perché un conto è esaltare tutti il ruolo e la funzione della città metropolitana, ma poi bisogna agire di conseguenza sulle cose che si dicono. E poi c'è un altro aspetto che nessuno ne parla, ma che sta implodendo anche, ed è il valore del capitale umano all'interno di questo ente. Ma come si può gestire un ente se ogni anno si fa fatica a chiudere un bilancio? Gli organici sono insufficienti. Le assunzioni non sono durature. Guardate, l'ente non è attrattivo come lo sono altri enti locali. E quindi un'attenzione maggiore rispetto anche alla realtà del lavoro, non solo fuori, ma anche all'interno dell'ente, meriterebbe un'attenzione maggiore.
perché così, conseguentemente, non si riesce a svolgere quel ruolo se non c'è coesione, se non c'è capacità di elaborazione comune, non si riesce a svolgere quel ruolo importante per il territorio che dovrebbe avere città metropolitana. Scusate per la franchezza, grazie.